dal colmo. Olmo, adesso che sei grande e ti spocchi il coglione, vieni avanti, ricordati questo: imparerai a leggere e a scrivere, ma resterai sempre dal Co Olmo, figlio di paesani. Morto di fame. Andrai a fare il soldato. Vedrai il mondo. E pigliare calci nel culo. Prenderai moglie, eh? E faticherai per tirare su i figli. Imparerai a portare pazienza. Ma cosa resterai sempre? Dal Co Olmo. Dal Co Olmo. Paesano. Grazie, 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 grazie. Buonasera, grazie di essere qui. Questo Novecento, il Novecento di Bernardo Bertolucci, è un appuntamento speciale quello di questa sera perché pensate che il primo numero del quotidiano La Repubblica, il 14 gennaio del 1976, nella cultura aveva un paginone dedicato a un'intervista di Alberto Arbasino a Bernardo Bertolucci sul Novecento. Noi dovremmo avere, credo, l'immagine di questa copertina. Prego la regia di mandarla. Eccola. Perché ho girato Novecento. Allora lo sapevo. Ecco, 40 anni dopo la domanda è la stessa. Bernardo, perché Novecento? Perché dopo così, insomma, grande successo di Ultimo Tango a Parigi, un pochino perso un po' la testa, ho avuto un mio picco di megalomania con Novecento, quando mi sono detto: guarda, riesco ad avere tre major americane, la Fox per Italia e altri paesi, la United Artists per la Francia e la Paramount per gli Stati Uniti. E io a queste tre major gli mando un film pieno di bandiere rosse. E infatti sono stato punito. Insomma, il film in America ha avuto una vita grama e è uscito. Insomma, il presidente della Paramount, Barry Diller, che c'è ancora, mi disse: ci sono troppe bandiere rosse per questo. Un po' di bandiere ci sono. Sì, forse c'era per lui un overdose di bandiere forse rosse. Per lui. Ma questo... Allora, il film, perché dopo quel mi sono detto: ecco, è il momento di fare questo film con queste major, cioè fare un film anche così spettacolare, si diceva, sui contadini con cui ero cresciuto, perché la casa del nonno si chiamava Il Rustico, e la casa dei contadini, no, la casa dei contadini, Il Rustico, la casa del nonno, Il Civile, erano a 50 metri di distanza. Io passavo molto il tempo quando gli Zuelli, così si chiamavano, mangiavano con in tanti intorno al tavolo. Allora mi è venuto proprio come se, un po' con il sentimento che avevo quando andavo a vedere i contadini che mangiavano, e cioè di sentirmi un pochino in debito con loro, come ti ho detto l'altro giorno. E anche il film l'ho fatto, forse perché mi sentivo
un po' in debito con i contadini della mia terra. Il film l'avete concepito con Kim Marcalli e Giuseppe Bertolucci nella tua casa di Trastevere. E come l'avete immaginato? Proprio, diciamo, in omaggio alla cultura delle stagioni contadine? Beh, insomma, l'abbiamo immaginato piano piano nel tempo di 2 anni, credo un po' meno, di sceneggiatura. Con un inizio, devo dire, divertente nel momento in cui dovevamo battezzare i personaggi di questa saga o serie anche. Avrebbe potuto essere benissimo una serie TV. Comunque, e allora questa cosa buffa è che il personaggio del borghese di Alfredo, questo nome in omaggio a Verdi, così, La Traviata, e il contadino, mi viene in mente a me di chiamarlo Olmo. Gli olmi erano molto sofferenti in quegli anni, era qualcosa che c'era una malattia che uccideva gli olmi in tutta Europa. Allora, chiamarlo Olmo mi sembrava chiamarlo con il nome di un albero che sarebbe stato dimenticato. Ecco, grazie. La cosa che non mi aspettavo è che quel nome, che non esisteva, l'avevo inventato sul posto, per la ragione che vi ho detto, poi è stato adottato forse da genitori che erano incinti e che avevano da poco visto Novecento e cominciarono a chiamare i figli Olmo. Anche i miei amici, devo dire, ma anche, insomma, il protagonista del mio ultimo film, Io e te, si chiama Jacopo Olmo Antinori. Forse anche lì ci sono dei genitori che amavano quel film, oppure che pensavano che fosse un nome vero. C'è un documentario spagnolo, Me llamo Olmo, di un ragazzo che è venuto per raccontare la storia di questo nome, ha intervistato i suoi genitori che raccontano appunto che piaceva il film, erano la fine degli anni 70, e chiamarono Olmo, ma all'anagrafe non accettarono questo nome, quindi ci fu una causa, e nel film, nel documentario, c'è il ritaglio di un giornale che dice i genitori vincono e possono chiamare il loro figlio Olmo. E a quel punto ce ne sono stati tanti altri. Ecco. Abbiamo un piccolo contributo proprio che riguarda questo documentario, che ci permette di vedere le facce di alcuni di questi tanti olmi che appunto hanno preso abbiamo il nome dall'albero. Riportato gli olmi a esistere. Ecco. Sì, quelli, allora, gli alberi, ma anche quelli umani. Ma la regia credo che sia per mandarlo. Tra l'altro credo che siano fondamentalmente gli olmi spagnoli, ma ce ne sono in tutta Europa e molti in Italia, perché so che molti ti fermano per dirti sì. Grazie di avermi dato questo nome, grazie sì, di... Sì, sì, ed è una cosa bella, insomma, dal punto di vista di una generazione. Sì, una specie... Mentre aspettiamo di vedere le immagini di tutti questi olmi... Ah, ecco, eccole. Thank you.
abbiamo capito, forse. Sono belli, però. Insomma, sono. È una, sono tanti, sono tanti. Sì, non sono possiamo tanti, farli vedere tutti, ma sono bellissimi. Tantissimi. Ed è bella anche la musica. Morricone. Le musiche di Ennio Morricone bellissime. E dicevamo però appunto che siete partiti dai nomi e poi però avete costruito, sì, avete, sì, dovevate raccontare un arco di tempo piuttosto vasto, dal Novecento, uh-huh, mezzo secolo di storia, sì, quasi mezzo, sì, secolo di, sì, storia. Abbiamo deciso di finire col giorno della liberazione, che appunto arrivando il 25 aprile del 45, in qualche modo, ed essendo l'inizio e la fine del film, contengono tutto quel mezzo secolo, dal Novecento in poi. Certo, insomma, eravamo appunto molto appassionati, molto entusiasti, eravamo tutti un po' coinvolti con Ultimo Tango, anche perché Kim Arcadi l'aveva scritto con me e montato, e anche Giuseppe aveva detto qualcosa allora, e niente, ed eravamo così, ci credevamo molto nel fatto che la storia di, perché il concept che avevo io era questo: due bambini nello stesso giorno del Novecento nascono, uno nel rustico e l'altro nel civile. E questa vicinanza li farà essere bambini, adolescenti, molto amici, e poi, diventando più giovani, cominciano ad avere due identità che portano sulle spalle la loro condizione sociale, e fino a diventare così molto nemici durante il fascismo e verso la fine, con l'arrivo alla guerra, eccetera. E quindi partiamo con quest'estate molto lunga. Ebbene, sì, perché dovevamo decidere la struttura del film. E abbiamo pensato cosa si poteva fare di meglio che non come i contadini sono attaccati alla terra e alle stagioni, che dividere il film in stagioni. La stagione dell'infanzia in questa estate che non finisce mai, poi quella dell'autunno dove le cose incominciano a cambiare, poi di un lungo inverno nella noir fascista, così, dove accadono cose tremende. Ecco, questa divisione in stagioni ha fatto sì che cominciassimo con l'infanzia nell'estate del 74 e poi andassimo avanti, e siamo andati avanti e non finivamo più. E mi pare che avessimo girato per 42 settimane o qualcosa del genere. Ecco, 44, c'è uno degli grazie assistenti. Grazie a Giovanni Soldati, che era uno degli assistenti alla regia del film. E quando è venuta la primavera e poi l'aprile, eccetera, un giorno il produttore del film, Alberto Grimaldi, mi chiamò e mi disse: oh, qui, insomma, che facciamo? Giri da 40? Dal 44. Da 43. Ho detto: oddio, ma non me ne ero accorto, sabato finiamo. E infatti lunedì cominciai a dire ai miei collaboratori: guardate che qui, insomma, bisogna finire il film, e venerdì prossimo il film finisce. Bene, c'è stata gente che, non so, la costumista del film, Jit Magrini, non mi voleva più parlare. Altri erano molto offesi,
per non dire della troupe romana, che era arrivata in provincia di Parma, stavamo tutti lì più o meno, e si erano create delle seconde famiglie, devo dirlo. Sì, delle vite parallele. E perché erano lì per tanto tempo. Come gli eserciti. Ecco, di occupazione. E infatti ci furono così, delle tragedie. Insomma, i film finiscono e 40 anni dopo te li ritrovi qui ancora. Con degli interpreti straordinari. La prima fase è quella legata, quella dell'estate è legata ai due grandi patriarchi che erano Sterling Hayden e Burt Lancaster, e vorrei far partire una clip. Abbiamo visto all'inizio Sterling e adesso vediamo in una clip insieme il mondo contadino, le ocarine e anche Burt Lancaster. Lancaster e Sterling Hayden, due personalità molto diverse, come erano molto diversi i due personaggi che interpretavano. Sì, non so come, ma si è ricreato nei rapporti quotidiani del film un pochino il rapporto che c'è qui tra il padrone e il contadino. E poi è importante dire che sono i nonni. Il nonno, come diceva Ellis Donda, è il non no, e quindi è quello il nonno, lacanianamente, insomma, andiamo avanti. Allora, Burt Lancaster stava girando un film a Roma interno di famiglia, di Visconti, gruppo di famiglia. Gruppo di famiglia non interno. Io andai a trovarlo dopo che gli era stata data la sceneggiatura in inglese e lui mi disse subito: sì, lo faccio perché mi ricorda il Gattopardo. Io mentendo gli ho detto: ah, non ci avevo pensato. E quindi venne non solo, ma mi disse subito lì, in quel momento, nel suo camerino: guarda, io se voi chiedete al mio agente, vi chiederà una cifra che non potete permettervi, ma siccome io voglio venire, vengo gratis.
è solo che se mi trattate bene mi date un posto dove sto bene, tranquillo. Questo era una cosa di una generosità. Un bellissimo regalo. Ma sì. E ha scoperto anche, credo che si sia avvicinato anche a uno stile di vita diverso, mi dicevi, sul set, no? Beh, insomma, lui Burt, sì. No. Che in qualche modo ha deciso che, che sarebbe stato l'ultimo film, che avrebbe comunque voluto prendersi una pausa di riflessione sì, dopo sì, il sì, film. Sì, no, mentre lui venne col suo costume, mentre giravamo la scena del pioppetto con le ocarine di budrio, di terracotta, e questo ballo, questa danza, arrivò per far vedere il suo costume, che poi è quello che avete visto, e rimase a guardare incantato e mi disse: sai, dopo questo film io voglio andare in una grotta in Tibet, non so, così. Io gli dissi: ma dai, non esageriamo, è un ballo di campagna in mezzo ai pioppi, e lui doveva nella scena dopo andare nella stalla e suicidarsi impiccandosi così in mezzo alle mucche. Niente, fu di una straordinaria eleganza a suo modo. Io ho chiesto a Orson Welles di fare quello ruolo. Ma lui mi rispose: praticamente io voglio fare solo dei ruoli, dei filmacci che mi... Sterling un po' temeva il giudizio. Sterling, che invece avevo conosciuto per caso a Parigi, abitavo in un albergo, di fianco c'era Elliot Gould, che incontrai diventando amici. Lui mi disse: ti porto a incontrare qualcuno. E così mi ha portato sotto il Pont Neuf, su una péniche, come quella dell'Atalante, e mi ha portato su una scaletta, dentro c'era Sterling Hayden a torso nudo con un pareo e una giovane donna asiatica che gli stava cucinando qualcosa. Aveva una barba tipo Melvi, tipo il Nantucket, quelli 800, con proprio, e io gli dissi: ma i contadini parmigiani non hanno mai avuto le barbe così. Dopo averlo insomma, preso per il film, yes boss, è andato via. Dopo mezz'ora è tornato senza barba, come si presentò in motocicletta sul set, sì, si faceva le canne sotto gli alberi, dovevate cercarlo dalla metteva era... Barry White a loop. Era un questo era che quando con Claire facevamo sabato una specie di cena per un po' della troupe, gli attori, eccetera, eccetera. Mi ricordo una sera in cui lui venne, sapeva che arrivava Burt Lancaster, e Sterling stava seduto vicino al grammofono, metteva in continuazione Love Unlimited, Barry White. E quando sentì la macchina di Burt che arrivava, nascose una bottiglia di vodka che aveva quasi svuotato dietro un altoparlante, e come sparì, e non so neanche se si incontrarono fuori dal lavoro. Aveva avuto paura. Un po' come Jean-Pierre Léo, che... Siccome quando si gira in esterni, come a Parigi nel caso di L'ultimo tango, si gira anche il sabato fino alle 2, non so così. Allora la parte di Jean-Pierre Léo fu girata tutta in questi sabati, e lui un giorno mi disse: sai, sono contento perché tremo all'idea di incontrare Marlon Brando. E così Leo è riuscito a non incontrare mai. A proposito di coppie straordinarie, c'erano Gérard Depardieu e Robert De Niro, che erano la coppia
dei ragazzini diventati uomini, e che mi ha colpito molto, dovevano nella tua intenzione essere un attore sovietico e un attore americano per gettare un ponte tra, ecco, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ecco, ridete, ridete, ma quello era, quando parlavo di megalomania, un pochino anche questo. Io pensavo che con questo film avrei veramente cambiato il mondo. Era un'idea un po' del 68, però mi era rimasta, era il 74 quando abbiamo cominciato. E, insomma, chiamai la Mos Film, trovammo parlare con qualcuno e loro mi dissero bruscamente: prima di qualsiasi casting qui dobbiamo leggere la sceneggiatura. Allora io abbassai il telefono e rinunciai ad avere l'attore sovietico per fare il contadino e quello americano per fare il borghese. Quindi questo ponte tra l'Unione Sovietica, insomma, e l'America non riuscì a... E Gérard Depardieu, che poi alla fine ecco, appena Gérard, diventato che avevo cittadino visto, russo. Infatti mi dicevo, quando ci fu la notizia che Gérard diventava cittadino russo e che Putin gli dava il passaporto, disse: ecco, Olmo è riuscito. Olmo ce l'ha fatta. Allora. E invece... Olmo ce l'ha fatta. Invece anche la coppia di attori americani che sono stati così l'ultima scelta era tra Harvey Keitel e Robert De Niro. Sì, eravamo andati con Claire, che mia moglie, che per la prima volta mi stava vicino durante un film, eccetera, e andammo a Los Angeles per trovare un attore americano e vedemmo alcuni, vidi anche Stallone, e poi mi fecero vedere un film di un regista giovane italo-americano, che il film si chiamava Mean Streets, e in questa saletta la William Morris avevo il mio agente americano di allora vicino e Claire, e confabulavamo un po', finché io cominciai a dire: ecco, quello, ma il montaggio aveva già tolto. E quando dicevo questo, insomma, il giorno dopo mi mandarono Harvey Keitel, io invece volevo Robert De Niro. E gli spiegai che era un ruolo di un alto borghese di campagna, e che insomma nel suo amico Robert c'era uno spirito forse un po' italiano e poi, più borghese. Appunto, più. Siete andati a vedere il concerto di Bob Dylan a New York. Ah sì, questo che mi ha riportato. Sì, andammo non so come e dove, a casa di, con Claire, a casa di De Niro, e lui aveva preso dei biglietti per un concerto di Bob Dylan. E c'era la sua prima moglie, Diane Abbott. Bellissima, santuaria. E mentre andavamo, lui si accorse che il tassista, il concerto era al Madison Square Garden, che il tassista faceva un itinerario troppo lungo. Da turisti, insomma. Ecco, e gli disse: oh, dove vai? Devi girare di là, eccetera. Il tassista si gira: ma come? Come si permette? Oh, non fare il furbone, io ho guidato un taxi per 3 mesi, avevo appena finito Taxi con Martin. Allora, queste sono storielle che fanno ridere, ma che sono anche indicative di persone, di personaggi, eccetera. E Gérard l'avevo visto. È un film che si chiamava, come Stefania Sandrelli mi suggerisce, Le Valseuse. E lo feci venire a Roma e subito mi piacque molto, era così veramente un po'
felice e ruvido, in modo ruvido, insomma andava benissimo per andava questo benissimo. Personaggio. Ecco, abbiamo un piccolo contributo dal documentario ABC Cinema di Giuseppe Bertolucci, che ha realizzato sul set, in cui ci sono Robert De Niro, Gérard Depardieu, che parla un italiano approssimativo ma comprensibile, e poi c'è una delle attrici protagoniste di Novecento, che sarà tra qualche minuto, spero, nostra ospite sul palco. Sono state delle riprese complesse e dalle immagini vedrete... 69 alla seconda. Avanti questi carri. Salvatore. Stefania. Vai subito con questo carro, Bernardo. Olmo! Ti piace fare l'artista? Ti sembra piace fare l'attore? Sì. Ah, oui. Ma prima di fare l'attore hai lavorato nelle centrali, nelle usine? Oui, aussi, prima, oui, avant. Prima avevo lavorato aussi dans les champs, la trebbiatura, la plage, la montagne, puis aussi les usines imprimeurs. J'étais imprimeur, qui faisait des journaux, faisait des imprimeurs, je travaillais la nuit dans une usine. Stefania Sandrelli è Anita, la donna di Olmo, una coraggiosa maestrina socialista, un'antenata del femminismo. Stefania, aspetta. Se ti dico cinema, cosa mi dici? Freddo. Se ti dico attore? Freddo. Se ti, oddio, dico, se ti dico regista? Caldo. Se ti dico denaro? Freddo. Se ti dico donna? Donna. Donna. Se ti dico donna? Non lo so. Ecco Stefania Sandrelli che ci raggiunge sul palco. Dove è andata la tua festa? Sono ancora ubriaca. Dove ti siedi? Mi siedo qua. Sì, certo. Sì. Eccoci sì. Qua. Ecco. Eccola. Ma con Stefania ci conoscevamo già bene. Nel senso che qualche anno prima avevamo fatto insieme il Conformista qui con Trentignan e le due attrici del film erano Stefania Sandrelli e Dominique Sandà. La cosa che era sorprendente in Stefania e che lo è stata credo per tutta la vita è che aveva bisogno di molto poco di quel nutrimento forse freddo e invece bastava dire guarda sai tutto, vai in scena e miracolosamente Stefania non sbagliava quasi mai, è proprio un istinto per quello che ha fatto 250 film, non so. No, 250. Ma siamo una specie di istinto da animale da cinema, non so se posso dire così. Non ma, mi offendo. Ma è che era straordinario, insomma, infatti sei arrivata sul 900 dopo così, proprio questa immagine di questa ragazza che viene dal Veneto, che si chiama Furlan, credo. Sì. Ecco. Con Scola, no? Credo, no? Stai parlando? No, parlavamo del personaggio di 900, della maestra di Novecento. Ah, il personaggio civile, bellissimo. No, perché io mi ricordo che tu mi chiamavi l'attrice di Germi, forse tu non te lo ricordi, me lo devi aver detto una volta così
un passant così, e io però ho captato, mi è rimasto impresso. E allora adesso pensavo che... Anita Furlan, Furlan. Certo. Com'è stato quel set? Appunto così lungo, pieno di scene anche molto intense, no? Molto... Era bellissimo, io ero eccitatissima perché avevo letto una sceneggiatura magnifica ed ero sicura, perché in genere se la sceneggiatura è bella il film deve essere più bello, no? E quindi io sicura che lo fosse, ero eccitatissima, felicissima di essere lì. È felicissima di rilavorare con il grande Bernardo, che ho sempre amato, che mi ha sempre emozionato, sempre, ogni giorno di tutti i film che ho fatto con te. Tanto è vero che quando era il tuo compleanno, ti ho mandato, quando è stato il tuo compleanno, e gli ho mandato a dire, ma sinceramente avrei voluto fare tutti i tuoi film, ed è la verità, è la verità. E... ma non per ingordigia, proprio per il ricordo che avevo di ogni giorno passato sul set, perché era qualcosa di prezioso, era qualcosa di molto importante per me. Sentivo di fare un cinema straordinario. Com'erano allora? Il Novecento è uno dei più bei film che abbia mai visto. Un po' lungo, però, 5 ore. Però no, per i miei gusti, perché io penso che io chiedo sempre, ma quanto dura il film? Se dura, dico, vabbè, allora dopo ritorno, grazie. No, e invece bellissimo, bellissimo, veramente uno dei più bei film che abbia mai visto nella mia vita. Com'era il set con Robert De Niro e Gérard Depardieu? Beh, magnifico, dove guardavo, dove mi cadevano gli occhi. C'era proprio una cosa, tra l'altro io ho conosciuto mio marito, sul set, però lui era un po' piccolo allora, non, adesso non lo sei più, adesso tu sembri mio nonno, però prima era veramente giovane, era un ragazzino, e ogni tanto mi si parava davanti, io lo guardavo e dicevo, ciao Giovanni, buongiorno, e lui zitto, era, non lo so, era imbarazzante Giovanni all'epoca. Però siamo rimasti amici e ho incontrato, insomma, il compagno della mia vita, come si può vedere. Quindi è stato anche un film, come dire, galeottesco, no, sì, importante anche per quello, insomma. Galeottesco. Sì. Beh, De Niro, che dire di De Niro, era di una bellezza, è ancora bello, ma era talmente bello che un giorno mi venne a prendere di notte, all'alba, con la mia macchina, con il mio autista, e io mi metto sempre davanti. E il mio autista mi disse, devo presentarle il protagonista, uno dei due protagonisti del film. Allora io mi voltai e lo guardai così, e albeggiava, no? E mi rivoltai di nuovo e gli dissi, ma come, quanto sei carino, proprio mi uscì, perché Gérard lo conoscevo perché l'avevo visto a Cannes, dalle Rue d'Antibes, con le valseuse, quindi lui lo conoscevo sia come attore che insomma poi faceva mio marito, quindi si è presentato subito con molta veemenza. Viceversa, Bob non lo conoscevo come attore, che mi è venuto proprio spontaneo, capito, come se fosse uno così, uno molto carino, a cui perché non dire che sei molto carino. E lui fece... Insomma, è deciso tra Bob De Niro e Giovanni Soldato. No, Giovanni non lo calcolavo perché era piccolo all'epoca, ti dico giovane, io non avevo, non pensavo di mettermi con uno più giovane di me, dico la verità. Sì. E poi invece poi è un set lunghissimo, insomma, era un, io mi ricordo una cosa che ti devo dire, c'erano le rocce, ti ricordi? I filmati, e che era un po' una palla, diciamo la verità. Poi io amo molto vedere il film montato, io non vado mai in proiezione quando c'erano, mai, e poi mai.
perché va bene, insomma, è noioso, ma soprattutto perché io voglio vedere il film montato, perché la magia è poi è quella, no? Di vedere l'autore, di vedere come l'ha messo, come l'ha montato, come, eccetera. È un regalo, una sorpresa, no? Che io mi riservo come, certo, come una ciliegina. E praticamente andavo sempre alle Roche, mi avrei notato, andavo spessissimo. Andavo perché c'erano tutti questi belli. E allora io andavo così, a tempo perso, andavo così, poi si andava a bere una cosa, si andava così a prendere un caffè, una bibita, eccetera. E io ero felice, tornavo a casa tutta contenta. Quindi, insomma, mi davo da fare. E sì, perché passasse la vita più, insomma, in modo più, come dire... Beh, è stato un non set solo lungo, lavoro, non solo bisognava... di lavoro, insomma, per quanto fosse... magnifico, perché ogni volta che tu dicevi ciak motore io ero lì per te e per mi sembrava veramente di volare. Qual è l'unicità, perché appunto tre film con Bernardo come regista, nel modo in cui parla con gli attori, spiega le cose agli attori. Noi abbiamo visto delle scene in cui era veramente si mimetizza, no? Si diventa gli attori, che i personaggi che interpreta, poi sì, vedremo. Ma delle... è fantastico, perché poi io gli ho anche raccontato qualche balla, qualche bugia a Bernardo, però era qualche cosa che mi serviva per entrare in quel personaggio e per essere però me stessa, capito? Io lo sapevo, però io mi fidavo talmente di te che sono arrivata perfino a dirti qualche bugia, qualche piccola bugietta. No, se ti fossi qual'è? Fidata di me mi avresti detto la verità, il contrario. No, 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 perché avevo bisogno io, ne avevo bisogno. Ne avevo bisogno. Ecco. Allora, sì. Ha compiuto gli anni Stefania, ieri l'altro. Io le ho mandato tre bottiglie di un vino che hanno fatto a Parma e che non è un po' spumante come il Lambrusco, la Bonarda, e che hanno chiamato 900. Alle ultime bottiglie te le ho mandate. Sì, sì, erano quattro di bottiglie, sì, sì. E mi hai detto, insomma, bevilo, ricordati di quello che abbiamo, insomma, vissuto, di quello che abbiamo passato, del sapore di 900. E io ti ho risposto grazie, lo farò al più presto, insomma. Pensavo che ancora non le ho scolate. Le avevate bevute subito. No. Lui subito le ha cercate, gliele ho celate, le ho dovute celare, anche perché c'è il mio compleannone, quindi insomma hai voglia a bere. Quindi un brindisi a 900. Io ti ringrazio moltissimo per questa cosa bellissima. Vado a sentire, grazie. Bravissimo. Vado a sentire. Grazie davvero. Un'attrice straordinaria. Eh sì, per quello che spesso l'ho chiamata. E certo, c'era un'attrice con cui non ci sono patemi, come per esempio anche lì tra De Niro e Depardieu. Gérard bastava mandarlo in scena con una spintarella dicendogli magari la parola mentre dicevo vai. Invece De Niro aveva bisogno di parlare del personaggio, della scena, come succede molto, insomma, in film americani o così, ma anche perché poi non voleva capire, insomma, veniva da Brooklyn o da New York e non era semplice, e allora cercavo di spiegare il personaggio. E lì anch'io, come diceva prima Stefania, ho detto le bugie. Hai fatto benissimo. A dedirlo. Poi però dopo una settimana mi sono accorto che lui e Depardieu, questi due che si portano dietro il film, proprio erano
rappresentavano la continuità del film. E nei due personaggi così diversi uno dall'altro, e la continuità di un film è dovuta non solo alla sceneggiatura, alla regia così, ma anche a certe forze che sono chiamate attori e che, sì, e che danno il senso di qualcosa che dura nel tempo. Novecento ha attraversato 40 anni e quando è uscito ha fatto molto parlare, molto discutere, c'è stata qualche reazione forte a questo film che comunque raccontava questo modo epico, meraviglioso, anche un conflitto di classe. Tu ci avevi detto che in qualche modo l'avevi pensato anche, fatto un po' pensando a Pasolini, però anche pensando a un mondo e una lotta di classe che volevi raccontare e che quando arrivò in sala... Beh no, avevo pensato a Pasolini perché, perché Pasolini era angosciatissimo da quella che lui chiamava la mutazione così antropologica delle classi che erano le più povere, che erano quelle dei contadini, per esempio, certo. E che avevano perduto quella che lui chiamava un'innocenza. Ecco, allora avrei tanto voluto che vedesse questi contadini di Novecento e mi dicesse se ritrovava in loro un'innocenza o no, insomma. E purtroppo però purtroppo però il 2 di novembre del 75, quando io stavo ancora girando, sì, Emma Viola, e no, sì, del 75. E io in Moviola da non tanto tempo, e Giuseppe, mio fratello, che avete visto nel suo film AB Cinema, che è uno di quelli che oggi si chiamano making of, ma che era stato lì, e da un lato c'era Gianni Amelio che aveva già girato un film su Novecento, e poi Giuseppe venne, e con questo meraviglioso barbone che aveva allora, e si mise a parlare con gli attori, facendo qualcosa di più sulla quotidianità. E come avete visto, quelle bellissime domande che fa Stefania sul caldo e il freddo, gli propone delle cose, delle persone, su cui lei poi risponderà. E dicendo, quando è uscito... ha avuto, sì, un'accoglienza forte anche, beh, dal punto di vista politico. Sì, no, andò il film, il primo atto, perché l'avevamo diviso in atti come nel melodramma, fu un enorme successo. Però poi a un certo punto, quando cominciarono a montare il secondo atto, ci fu una censura su una scena del film. Allora, io non mi ricordo se nell'atto primo o nell'atto secondo, e forse qualcuno se lo ricorda, è la scena del momento in cui Olmo e Alfredo, già adulti, insomma grandi, vanno a girare in città, a camminare in città, e vengono attratti da una flauto, un'ocarina come quelle che abbiamo visto, ed è un personaggio che loro conoscevano quando erano bambini, che si chiama il Montanaro. Intorno al Montanaro c'è qualcosa, trovano una ragazza, la seguono in casa. Stefania Casini, e c'era un momento in cui lei, che era una specie di mezza prostituta, ha i due ragazzi, uno di là e uno di qua, e prende tutti e due in mano
Allora, questa scena, che era girata anche senza nessun cosa davanti per velare questo, in censura mi dissero deve tagliare questo momento, e mi dissero deve tagliare, non so, 50 fotogrammi. Io tagliai i 50 fotogrammi, ma non nel momento in cui... Ma non erano quelli, quindi... I censori erano un po' così seduti sul loro ruolo, ma non attenti a quello che accadeva, non se ne accorsero. E la scena rimase nel film. Bernardo, però io mi riferivo anche a un'accoglienza politica che ci fu, no? Del film, e specialmente nel PC ci fu una reazione che era diversa probabilmente da quella che ti aspettavi, soprattutto nella scena del processo così cinese, chiamiamolo così, no? Al padrone, che fu accolta in modo diverso da quello che ti aspettavi. E io mi ricordo che c'era un tempo a Roma un giornale della sera, ce n'erano due in effetti o tre, ma si chiamava Paese Sera. Ecco, Paese Sera decise di fare un dibattito su Novecento e invitarono Giancarlo Paietta, Spriano mi pare, e qualcun altro. Alla fine del primo atto, che finisce con un funerale dopo un incendio alla Casa del Popolo, eccetera, Paietta mi disse: ah, che bello, sono molto contento, bellissimo il film. Ci furono 10 minuti perché era un film lunghissimo, e poi rientrarono in sala per vedere il secondo atto, e alla fine ci fu un silenzio che non riuscivo a capire, nessuno si muoveva. E poi Paietta mi disse: guarda, meglio che non facciamo questo dibattito per Paese Sera, perché il film non mi piace, non mi convince. Ma io ero, non so come sopravvissi a quello. E mi disse poi il processo al padrone, ma che cos'è? Non... Io gli dissi: è come i processi, ci siamo basati su delle foto di processi che i contadini cinesi fanno dopo che è arrivato Mao e ha liberato, eccetera, eccetera, dove il padrone era seduto in mezzo, i contadini su delle sedie si alzavano e andavano a fare le accuse al padrone. Come abbiamo fatto noi qui? E lui disse: cinese. E inorridì, perché era il momento, era il 75-76, in cui il PC stava cercando di fare quello che poi si sarebbe chiamato il compromesso storico, sì. Per cui Moro e Berlinguer, e per cui anche poi Moro fu barbaramente trucidato. Tu hai detto dopo la morte di Pasolini e poi dopo la morte di Moro, sì, sono stati un qualcosa che avrebbe reso impossibile già allora fare il Novecento. Io avrei, forse qualcuno anni dopo, mi diceva: perché non fai una terza parte di Novecento, cioè da, diciamo, dal 45 fino agli anni 90? Devo dire che un pochino ci ho pensato, ma ho visto proprio che mi mancava quella specie di grande spinta che avevo avuto in quel momento, forse anche dovuta ai miei collaboratori alla sceneggiatura, Archi Marcalli e Giuseppe, mio fratello, che piango ancora, e forse anche loro erano rimasti malissimo, perché no, due comunisti professionisti, e quindi quella reazione del PC, anche a Mendola in televisione disse, glielo chiesero, e disse: Novecento è un film bruttissimo.
Va bene, allora, siccome il film aveva dei problemi in America, andai in America a cercare di trovare una distribuzione che al posto della Paramount, che non lo voleva, lo distribuisse. Fu un periodo molto bello, non riuscimmo a trovare nessuna distribuzione alternativa. Il 900 è un film bellissimo, 40 anni dopo siamo qui a parlarne, e ci sono dei collaboratori che vuoi ringraziare, qualcuno a cui pensi in modo particolare? Ecco, infatti dopo aver letto l'intervista, la nostra intervista su Repubblica di sabato, mi sono detto, oddio mio, non mica l'ho fatto da solo quel film. E prima di tutto Vittorio Storaro, che con cui era il terzo film, che era straordinario, proprio grandissimo, proprio grandissima capacità di capire, interpretare. Con lui avevo già fatto Strategia del Ragno e Il Conformista. Poi Brigitte Magrini, costumista del Conformista di Novecento, per esempio. Uno scenografo che, uno scenografo di Streller degli ultimi 20 anni, Ezio Frigerio. Non erano tutta gente di cinema, c'erano alcuni altri. E sicuramente qui poi dimentico, c'era, ecco, un grande aiuto regista, Gabriele Polverosi, che era riuscito a trovare in quelle campagne delle facce che ricordavano certe foto d'epoca, dei primi del secolo, che avevamo guardato e ci dicevamo, ecco, vogliamo delle facce così. E Gabriele riuscì a trovarle. Gli altri aiuti erano un inglese, Peter Shepard, scozzese, poi mia moglie Claire, poi Giovanni Soldati e altri di cui proprio non. Una squadra non magnifica, una squadra, per un film magnifico. Il nostro tempo è finito, io ti ringrazio, grazie davvero a Bernardo Bertolucci, grazie per 900 e grazie per questa stupenda conversazione che abbiamo avuto qua. Grazie. Dovete ammazzarci tutte! All'indietro. We want you want cioè, appena unione. La libera. Subito comincia a respirare così. Motore! A posto? Partito il motore. E la libertà non viene! 60 denti stretti. Denti stretti. Uno, due, tre. E la libertà non viene! Perché? Che il giorno dico a spolmia andare avanti a che basta.